Qual è l'offerta formativa del Virgilio Marù? È un'offerta abbastanza complessa, nel senso che è un'offerta che si coniuga a quelle che sono le presenze culturali del territorio. Infatti da stamattina si sono seguiti nella presentazione delle attività non soltanto gli alunni con le loro proposte culturali, ma anche gli altri soggetti, gli attori sociali del territorio che hanno condiviso con noi tutta una serie di percorsi. I percorsi sulla ecosostenibilità con i temi della salute e dell'ambiente, i percorsi della cittadinanza plurima legata alle tematiche dell'interculturalità, il percorso della new economy per il superamento degli squilibri e i percorsi dell'umanesimo planetario con i nuovi valori della persona, della democrazia, della pace. Quindi più presenze che sono venute appunto a sostenere, a integrare e soprattutto a dichiarare la loro collaborazione per attivare un'offerta che non abbia soltanto la connotazione dell'istituto secondo un'impostazione umanistica, ma un'offerta che afferisce a tanti aspetti della costruzione di una cittadinanza responsabile, la costruzione di soprattutto di competenze, potevo dire, competenze etiche, civili, sociali, competenze di carattere scientifico. Infatti stamattina abbiamo avuto anche la presenza del direttore del CROM, proprio perché noi del Virgilio vogliamo che questa cultura di carattere umanistico si possa coniugare, ma soprattutto possa orientarsi in maniera più specifica verso l'acquisizione di competenze scientifiche.